Alter e ego discutono di astronautica e robot umanoidi. E ovviamente non sono d'accordo. Ego. Sto leggendo Quel giorno sulla Luna di Oriana Fallaci, un libro che documenta la missione Apollo 11 con l'alunaggio nel luglio del 69. Secondo lei la tipologia d'uomo dell'astronauta è piuttosto simile ad un robot. Non è affatto un sognatore romantico. In fondo, dice la Fallaci, l'uomo che esplora lo spazio è già in realtà un uomo diverso. Un uomo che assomiglia sempre di più ad una macchina. Perché altrimenti cederebbe davanti alle sfide che comporta lo stare nello spazio. Illustra questo aspetto da diverse angolature. Non se ne compiace e ciò malgrado sostiene questa missione che considera l'inizio di una nuova era nella storia dell'umanità. Alter, ho capito, evviva il dottor Mengele. Ego, sei pazzo, che cavolo c'entra Mengele? Noi siamo diversi dagli uomini del Rinascimento? E il futuro ci prospetta davanti un'altra umanità ancora, più robotica, se vogliamo, super razionale, un'umanità munita di protesi super tecnologiche. Sono già dentro di noi, ne siamo circondati, e mi tocca prenderne atto. Tu stesso hai una protesi nel corpo. Con il cellulare ce l'abbiamo tutti, la protesi. Che dici? È bene o male? Io sarei anche sufa, ne riparliamo un'altra volta. Ma per finire ti volevo leggere questa citazione dell'astronauta Alexander Geist che dimostra che no, l'umanità non è solo avida e malvagia. Se guardiamo la storia dell'umanità, vediamo che siamo esploratori. Da secoli ci avventuriamo in ogni angolo del mondo, scopriamo tutti i continenti, scrutiamo ogni albero e ogni montagna. Siamo fatti così. Noi terrestri siamo un popolo di isolani, ma adesso facciamo bene ad inoltrarci nel mare che ci circonda. Di una cosa sono certo, fra diecimila anni... Ricorderanno la nostra era come quella in cui l'umanità ha lasciato la Terra. Per la prima volta la vita terrestre ha lasciato il pianeta. Non ci rendiamo conto ancora di quanto sia importante, perché è stato poco tempo fa, è successo solo una generazione prima di noi. Oggi l'esplorazione dello spazio ci sembra scontata. Ma nel futuro questo evento avrà lo stesso valore del momento in cui per la prima volta un pesce si è azzardato fuori dall'oceano. Ne sono certo, assolutamente.